Buona serata a tutti, cari amici fan. Bene, dopo una pausetta da tutto, diciamo, un po' da televisione, computer, perché la domenica è ricca di sport. Ebbene sì, come dice il titolo, un brutto Milan pareggia contro il Verona. Perché oggi, a parte le assenze, tra cui quella di Ibrahim, ma personalmente, come anche ho messo la faccina che piange, perché se non è da piangere il Milan di oggi poco ci manca, cioè, perché io veramente lo dico da amante del calcio, se vinceva il Verona non rubava niente. Sta di fatto che è andato in vantaggio al primo tempo, al 13° con Faraoni, e il Milan solo con una deviazione di un giocatore ospite è passato in vantaggio diciamo, nella circostanza del calcio di punizione di Calhanoglu. E poi, giusto per dirne un'altra, al Milan, anche se c'è un uomo in più, questo non basta. Perché anche se Amrabat è stato mandato fuori per espulsione, i rossoneri non sono riusciti comunque a vincerla. È Verona, in gol suo, ovviamente ha tentato di coprirsi il più possibile in difesa, però come ho detto, se il Verona portava a casa i 3 punti, non rubava niente, quindi almeno questo risultato a questo punto gli va strettissimo. E poi da segnalare sicuramente l'esordio del figlio di Paolo Maldini al 93°. Purtroppo per lui si trova in un'epopea dove soprattutto la prima squadra del Milan, non nascondiamoci dietro agli specchi, non è più quello di un tempo, perché giustamente non si può tornare indietro, però questo Milan ora è sicuro, ma secondo me già dall'anno scorso, 2 o 3 anni fa, non fa paura più nessuno, perché oggi è stato il Verona, un'altra volta può essere, per dire, il Cagliari o il Torino. E quindi comunque, a parte tutto, il Milan sciupa la grande occasione di superare Parma e Cagliari e di andare al sesto posto, a quota 34 punti, ma rimane all'ottavo posto a quota 32 punti, e il Verona guadagna un altro punticino, e va a 30, supera anche il Bologna al nono posto. Milan, che sarà impegnato domenica prossima, e io ci tengo a dire che sarà un derby di fuoco. Non dico tanto per il Milan, soprattutto per l'Inter, che mi auguro che questa sera vinca Udine, perché cioè, un Inter come quella di quest'anno non può pareggiarmi 4 partite di fila. E poi perché è chiaro che i nerazzurri hanno altri obiettivi ben più importanti di quelli del Milan, che chissà se riuscirà io, altro che Champions. Io, ma c'ho una piccola speranza di un eventuale passaggio in Europa League. Non dico direttamente dai gironi, ma anche attraverso il secondo o quello che è terzo turno preliminare. Quindi Verona invece, che sarà impegnato in settimana per il recupero della partita all'Olimpico di Roma contro la Lazio, che oggi ha fatto di un sol boccone la SPAL 5-1, e quindi mettiamo il caso che l'Inter vinca stasera e quindi va a 51, e che la Lazio vinca poi in settimana, la Lazio ritornerebbe al secondo posto a quota 52 punti a meno 2 dalla Juventus. Comunque, facciamo, come si dice, finta che non ho detto nulla, perché non voglio portare né scongiuri né gufate a nessuno. Comunque, il pareggio tra Milan e Verona era quotato
Sarà il 3,40 e il 3,80, quindi chiudiamola qui. Come ho detto già anche all'inizio, un brutto Milan sciupa tutto contro il Verona. Con la faccina che piange in copertina, dal vostro Nicola De Lucia. Non è ancora tutto perché tra un po' arriverà il video sul Perugia, che ha onorato al meglio il compianto presidente Gaucci, che è morto ieri. Pace all'anima sua. Ciao a tutti.